innanzitutto aiuti umanitari che sono adesso necessari per gli sfollati, per i rifugiati, per coloro che sono stati colpiti dalla siccità, e sono circa 18 milioni, quindi metà della popolazione. Quindi nell'immediato aiuti umanitari, assistenza sanitaria sono indispensabili. Per quanto riguarda la ricostruzione, bisognerà vedere poi che tipi di rapporti politici e economici uno vuole instaurare con il nuovo regime.